Eccomi, sto entrando dai Menghis, eccomi! Inter! Madonna, i Menghis, grande figa! È già video! È già video, è già ignoranza. Eccolo, è già video. Oh, sei più famoso, cazzo, di Milly Carlucci. Il camion ha certi colori. E la mia macchina anche. Grande, ciao. Menghino, è qua. E lotta con gli ultra. Ciao, ragazzi, siamo arrivati. Questa è la zona telefono, giusto? Zona telefono. Allora, è tutta, sì, sono andato a Roma, eccetera. Esatto. Mi chiedono solo di te, cioè io faccio le foto, ma il Menghi è qua e sentenzierà, ti portano rispetto in tutta Italia perché tu al supermercato, prima, faccio la cappella, sempre prima, va, sì. Prima che l'Inter facesse il ciclo di vittorie, era il periodo della pareggite, sì, della pareggite, prima nel reparto dei vicino sì. Ai suoi freschi, hai detto: una squadra scarsa sì. Potrebbe vincere lo scudetto in Italia, quindi non è neanche calcolato Napoli, no, la Juve. Beh, anche se lo vincesse l'Inter, però è una squadra scarsa. Attenzione! Però chiunque lo vinca è una squadra scarsa. Lo possono vincere due squadre, quella davanti è più scarsa di quella dietro, ma sono entrambe scarse. Però tu lo avevi detto. Io l'avevo detto. Prima di... E quando ti ho incontrato e l'Inter era più 7... Sì. E aveva ancora Bologna, o più 4 col derby, mi ricordo. Prima del derby. Avevi tenuto la tua linea. Oggi i fatti mi danno ragione tengo ancora la mia linea, perché la mia linea, io ho tenuto la linea, perché è la società... Dillo a loro che se lo dico. Voi, è la società Inter che mi ha obbligato a tenere la linea. Perché se la società Inter sceglie di indebolirsi, allora vuol dire che io devo tenere la linea sul debole. Però se tu distruggi, ok, ma indebolito no, perché Lukaku, Hakimi, Conte, Eriksen, quindi mi stai dicendo che questa squadra contro la Juve più scarsa, l'altra sera hanno fatto 10 minuti e ancora un po' andiamo in pappa, una Juve scarsa, sì. Oh ragazzi, lo dicono di gol, e il Milan di Messias, tu dici questa Inter non basta, c'è Brozo, non basta questa Inter, Perisic, c'è Massimo, non basta Belli. Questa Inter, no, non basta questa Inter, perché? Contro e chi gli manca, ti spiego io perché, il portiere. Beh, il portiere è scandaloso. Il secondo portiere è peggio del primo portiere. E il terzo? Il terzo non ne parliamo. Praticamente l'Inter gioca con il portiere d'albergo. Esatto, senza portiere. Senza portiere. Portiere volante. Uno, due. Vieni e questo dico una cosa che fa contenta tanti, però mi... Dilla, no, mi dispiace. Il mister ci ha messo del suo. SI ci ha messo del suo a SILA N va cagare e Milano. No, ma il mister ci ha messo del suo quando l'Inter si trovava in una posizione di vantaggio. Ci vogliamo di Marella. Esatto, così. Sì, è la verità. Hanno mollato. Ci ha messo del suo, lui ha fatto il piacione, si è messo a fare i cambi prestabiliti, nel senso noi siamo più forti, il bel gioco. Possiamo permetterci di al 60esimo togliere questi tizio e Caio, mettere Sempronio che tanto non cambia niente, noi facciamo il nostro turnover. pam. Il Milan. Ma è un punto di domanda. È un triplo punto di domanda. C'è un punto di domanda, sì. Può regalare lo scudetto a questa città. Un punto di domanda che vince lo scudetto. No, sì, no, sì, no. Sì, ma buttami nel cassone, schiacciami. È la dimostrazione che la Serie A fa schifo. La Serie A fa schifo. Il livello. Perisic, vi dicono che stia andando al Chelsea. Fa bene. Fa bene, però è l'unico Ale che gioca bene. È l'unico Ale che gioca bene. Guarda, è una merda. L'abbiamo tenuto. Lui cosa ha detto? Guarda, una merda. L'abbiamo tenuto. Adesso che è forte, lo facciamo andare via. No, hai ragione tu. L'hanno intervistato come MVP della finale di Coppa Italia. Ha detto: un giocatore importante non si tratta così. Però scusa, quando è una merda, cioè lui si è messo forte. Lui si sente importante. Lui ha detto che è un giocatore importante. Non... Marotta è andato il giorno stesso. Gli dico: che possiamo un po' di rinnovare. Lui ha risposto: ma sono 3-4 mesi che voglio rinnovare. Vedi qua, sono i miei coglioni. Che cazzo però vuoi? Ieri che cazzo vuoi? È vero. Ha ragione Perisic. No, ma perché anche. Non parlo dell'Inter, ma in qualsiasi azienda
che sia di calcio o che sia azienda industriale, l'amministratore delegato della Ma ieri Biasini in diretta, lo dico, Fabrizio Biasini e anche Guarro e Cavasini, tra i più bravi sull'Inter, mi hanno detto in diretta che lui ha ricevuto una proposta da 4-4,5 per 2 anni, la sua era 3 anni a 6, e che per l'Inter era congruo, come la Juve con Dybala, di più non ti do. Quindi non è vero quello che dice Perisic. Chi sa la verità? Biasini. Probabilmente io credo a Biasini fino a un certo punto. Può essere io non ho in mano le carte. Può essere che lui abbia i messaggi che ci sono mandati tra di loro. No, può essere che abbia un contratto già con Chelsea. Però l'Inter, questo modo, ragiona te, sì, con qualcuno e quindi spinga. Però io ti dico, sì, quando era scarso, Perisic ha fatto una gran stagione, anche se va via io non piango. A me gira il cazzo invece che è andato via Lukaku, Hakimi, Conte, Eriksen, che vabbè, è quello per però Çalhanoğlu non vale Eriksen. Inutile. Attenzione! No! Vedete che non ne ho preparato niente. Ti faccio una domanda. Ciala, calma un attimo. Ti faccio una domanda. Eric, sei una merda. Eriksen. Ma preso un infarto, porto cane. No, cosa c'entra? Quello gli ho fatto 3 video. No, io ti dico. Fisicamente. Ti faccio una domanda. Non ci ha mai salutato. Cosa vuol dire? Vabbè. Ma è freddo. Scusa. È danese, freddo. Io ti faccio una domanda. Tu, se fossi un dirigente di una squadra di calcio qualsiasi, e ti mettono sul piatto Çalhanoğlu e Eriksen prima dell'infarto, stesse condizioni, stesso prezzo, chi prenderesti? Çalhanoğlu. In questa Inter Çalhanoğlu. E io ti licenzierei. Io prendo Eriksen. No. Çalhanoğlu è... Non ha DNA di... Né zuppa, né pambagnato. Allora... È andato via in malomano dal Milan, i milanisi si sono incazzati, gli ha fatto un favore andare via. Chi? Çalhanoğlu. Perché tanto non ha perso nulla ma il Milan. Ci sono... Il Milan senza Çalhanoğlu con Çalhanoğlu è uguale. Quindi non è un giocatore... Non ti cambia la squadra. Kakà, posso andare al Milan. Non ti cambia la squadra. Posso andare all'Inter. Sì, Eriksen non è un calciatore nostro, so come dici. Sì, ho capito cosa vuoi dire. Capito? Su quello potrei darti ragione. Però Berkan non è da noi, ma l'Arsenal è un fenomeno. Non sto dicendo che da noi. Ok, ho capito. Cioè quello dico, ho capito. Quello ci sta. Conte è il nostro allenatore. Conte è l'allenatore dell'Inter, basta. Fine. Ieri ha vinto 3-0. Non può allenare nessun altro di poi dell'Inter, ma anche Mourinho è dell'Inter. Anche Mourinho se va via. È andato Real Madrid, infatti l'ha cacciato. Sì, esatto, lui è da Inter, anche da Roma. Anche da Roma, lui, sì. Lui, se va via Inzaghi... È vero. Se va via Inzaghi non è da Inter. Io voglio morire. Inzaghi! Non è da Inter. Ti fa Juve, Inzaghi. Allora. È da Juve. Sì. Io ti dico una cosa. Io sono io, penso come te, è molto stile Juve. Io ti dico una cosa. Oh, ma Allegri, ragazzi. Io ti dico un'altra cosa. Dopo intervista, allora sempre... Ecco. Ti dico un'altra cosa. Vai, Mila, voglio sapere. Ti dico una cosa, su Inzaghi. E su qualsiasi allenatore. Ora, tu come dici tu, e hai ragione, ci sono gli allenatori fatti apposta per l'Inter, fatti apposta per l'Inter. Non dico che non sono bravi, Per come la vedo io, Ancelotti è un allenatore fatto e finito per il Milan. Certo! Non dico che è scarso, perché... Non è né da Juve né da Inter. A me quel tipo di allenatori lì, che io li calcolo merde, possono andare le merde. Possono andare le merde, ossia il Milan. Quelli che piacciono a me, come Mourinho, Simeone, possono allenare l'Inter... Con quelli che sono una via di mezzo possono andare alla Juve invece. Ah, ho capito, di merda Milan. La merda la Milan, la via di mezzo. Guardiola è... Milan. Guardiola Milan. Tuchel, Klopp e la Inter. Guardiola da Milan, Klopp da Inter. Klopp da Inter, amico di Mourinho, sono amici per la pelle, stesso stile, stesso sistema, curva, gente che corre, gente aggressiva, che hanno carattere forte, capito? È un finto calmo. Klopp è un finto calmo. Sai che secondo me no, Klopp è sincero, è pulito. Sai che ultimamente mi piace, è da Inter. Forse perché perde mi piace Guardiola. A parte Guardiola che a me piace solo Conte, anche Ieto. No, Guardiola da Milan. Conte numero uno. Noi quando c'era Mourinho guardavamo solo le interviste perché noi la partita non la guardavamo. Non ce ne fregava niente. Noi non sapevamo. Noi siamo andati allo stadio insieme a vedere Inter Chievo Verona, sì, con allenatore Mourinho. Abbiamo guardato 5 minuti di partita dietro la panchina per salutare Mu, poi siamo andati al bar e abbiamo guardato Fiorentina Milan perché la perdeva. E il barista ci ha detto: ma voi siete qua a guardare l'Inter? No, noi abbiamo pagato il biglietto per andare a San Siro a vedere Inter Chievo, ma Fiorentina Milan. Esatto, al bar. Ti ricordi? 4-3. La più bella pallonetto di diritto. Ti ricordi? Io voglio vedere Fiorentina Milan. Esatto, dentro chiusi. Dentro chiusi al bar. Più bella era Fiorentina Milan. Certo, l'intervista di Mourinho. Noi... Comunque, allora, adesso torniamo in serietà.
70% Milan. Però adesso io ti... almeno di un suicidio. Avete visto che non siamo d'accordo? Dumfries, rimani sulle tue? È scarso? Sì, rimango sulle mie. Siamo, vedi, però diciamo una cosa. Allora, scarso. No, una domanda seria. Ora facciamo il finale serio. Dumfries, scarso. Finale serio. Devrai. Dove aspettate? Finale serio su Inter e Milan, prima il Milan. Seriamente, sì. Adesso siamo seri. Menghino, vieni qua, mettici il faccio. No, vai. Cioè, il Milan. Il Milan oggi ha vinto lo scudetto. Ha vinto lo scudetto? Perché il Milan non può non vincere. Sai che io ho sentito. Non può perdere con l'Atalanta. L'Atalanta giocava una partita pazzesca perché la proprietà gli ha chiesto di andare sì, in Europa League. Proprietà. La nuova proprietà americana. Gli ha chiesto l'Europa League. Vediamo, secondo me non ci credo. Per me, il Milan vince con l'Atalanta e vince con Sassuolo. E cosa per cambieranno me la Coppa Italia? Mettila nel culo. Sì. L'Inter ha perso lo scudetto. L'Inter ha perso lo scudetto quando ha perso il derby di ritorno nel modo che ha perso il derby di ritorno. Però aveva il Jolly Bologna. Il Jolly Bologna non conta un cazzo perché io penso che Radu può capitare. Andrà a indagare se ha preso che dei soldi io. No, qui ci dissociamo. Io andrei a indagare. Ho fatto il video con Bocelli, io andrei a indagare. Anche a Cervi con la Lazio Milan che rideva. Il Milan può vincere lo scudetto solo però perché l'Inter gliel'ha messo sul piatto loro. Milanisti gemellati con i bresciani, con l'Atalantina. Attenzione, non vanno a regalargliela, ci sono i bresciani là, tu lo sai. Sì, lo so. Domanda però secca, nel cassone, sì. Tu è due anni che butteresti tutto il Milan. Sì. Ora, oggi, hai cambiato idea su qualche... Voglio i nomi dei calciatori. Io non butti? Nella mia squadra ideale del Milan non giocherebbe nessuno. Sono tutti scarsi. No. Che cazzo vuoi? E i milanisti, se adesso ricevono allora, un sacco Calabria di... te lo tieni te. Il portiere più forte è loro. Magnano è qui. Non lo voglio. Tutti nel cassone? Una squadra nel cassone vincerà lo scudetto. Una squadra nel cassone vincerà lo scudetto. L'unico giocatore che del Milan prenderei, ma non lo prenderei neanche lui, perché è vecchio, è Ibrahimovic. 10 anni fa i padri giocavano nell'Inter. Nessuno. I migliori anni erano dell'Inter. Lui è interista col posto di Ronaldo. Ma chi vuoi del Milan? Non lo so. Allora, Bennacer è un gas umano. Che esce da tu riscaldare un peto. Che sì. Che Tomori? Ma Tomori, Calulu. Calabria. Hernandez? Io lo lascio a te, io non lo voglio. Tonali. Quanti gol ha preso Tonali? Quanti gol ha preso? Hai detto l'ultimo video? Tonali fa schifo. Tonali è l'impersonificazione della merda. Tonali. Tonali ha fatto 3 gol adesso. Ma può fare che 100 di gol. Cosa vuol dire? 3 gol scudetto. Ma non conta. Ora, Pioli? Pioli è un buon allenatore invece, secondo il mio punto di vista. Non è un fenomeno. Non è neanche noi. È un medio. Non ce l'ha con noi. E per forza l'abbiamo cacciato. Comunque, Bennacer. Io stimo solo Maldini. Brahim Diaz. Vabbè, un buon giocatore Giroud, ma fine carriera sì. È nulla. Ma che sì, ma che sì, che no, ma no. Che sì, che no. Lasciamo andare. Ciao. Buongiorno. E invece chiudiamo sull'Inter. Cioè, questa Inter, nei singoli. Andanovic nel cassone. Andanovic nel cassone. Chi mette la difesa? Bastoni. La difesa nel cassone. Tutti e tre, no, ma Bastoni no. Scrigliano ho dei dubbi invece. Ti dico ma perché no, fatto una annata. Mi dispiace, posso avere dei dubbi? No, tu sei lì, cioè, meno di altri, quest'anno dovrai, sì. Io Skriniar è un buon giocatore. Barella quest'anno nel cassone? Barella nella spazzatura. Ma non solo perché ha dei limiti calcistici, ha dei limiti caratteriali. Sì, sì. È quello che mi fa incazzare. Allora, sì. Si atteggia da fenomeno. Brozo non va nel cassone. No, Brozo non va nel cassone. Ciala? Nel cassone. Dai, ma c'era nel cassone! Ma tirate i rigori decisivi! Nel cassone. Perisic non va nel cassone. Non va nel cassone. Lautaro? Nel cassone. Perché? Perché è una merda. Grande! Sì, Lautaro è una merda. Come il Duca, ma perché? Totalmente una merda. Perché Lautaro si è dimostrato che è una merda. Perché doveva essere lui il giocatore più forte. Il faro. Invece non è coglione. E cosa c'entra 20 gol? Può fare anche 100, se è una merda è una merda lo stesso. E Immobile più forte? Immobile equivale a Lautaro, la stessa merda che Immobile. Grande, grazie. Ti saluto il Faina che... 180 gol. Dzeko? Dzeko è il cassone. Ha fatto quello che poteva. Appunto. Caicedo è già Correa nel cassone. Correa? Nel cassone. Che merda, vi ha deluso? Sì, totalmente. E amico, i campioni sono così? Sanchez? Correa. Sanchez nel cassone.
SI Simone Inzaghi? Nel cassone. E della Juve? Della Juve... Vlahovic? Vlahovic non va nel cassone. Forte Vlahovic. Sì. Chiesa? Chiesa non va nel cassone. Quindi... Nonostante che mi sta sui coglioni, lo odio come persona... Sì. Mi fa schifo, c'ha il naso. Sì, esatto. Nel cassone. Tu attingeresti di più giocatori. Quindi tu andresti da Juve per i giocatori non sì, la è la squadra più forte della Juve. Quindi un campionato nel cassone? Un campionato nel cassone. Le romane hanno fatto schifo? Nel cassone totalmente. Tutte Mourinho alla Roma? Mourinho, il Mourinho all'Inter, non alla Roma. José Mourinho! E Sarri è una merda. Deve Sarri dire... nel cassone e poi chiudo il portellone. Si dimette, proprio no. Chiuso nel cassone. La, italiano? Italiano nel cassone. Non lo metto nel cassone. Io l'ho tifato. Quello... Io non lo metto nel Allegri, cassone. Allegri? Allegri non lo metto nel cassone. Attenzione, no, perché? Perché è stato espulso in Coppa Italia, perché lui ha voluto essere espulso, sì. Meglio con gli allenatori che si fanno espellere volontariamente, mi piacciono. Perché lasciano in campo la responsabilità. Sì, ha fatto bene. Infatti quando ha detto, quando è stato ammonito Allegri, ha detto se voglio mi faccio espellere anche. Gli hai risposto così. Ha fatto bene. E si è stato espulso. Uno che fa così è il mio rispetto. Conte l'anno scorso è stato espulso perché voleva farsi espellere, anche tante volte Mourinho, sì, quando era da noi, è stato espulso perché ha voluto farsi espellere. Quelli lì sono i veri allenatori, quelli che si fanno espellere sono delle merde. Quindi questo campionato, io adesso non sto dicendo... la Champions chi la vince? Real o Liverpool? Real Madrid. Io voglio che la vinca il Real Madrid. Anche io, però la vince. Perché ma che Klopp? Non mi interessa di Klopp, mi dispiace per Klopp, ma io ti spiego perché voglio che la vince Real Madrid, perché Real Madrid nessuno lo cagava a inizio stagione, il più scarso, e fa vedere che se tu giochi male, è bello giocare male, vinci, no, giocare io male. Voglio, è quello che voglio, perché mi stanno sui coglioni, ma è vero, basta, no, perché mi stanno sui coglioni quelli che rompono il cazzo, che cazzo lo dice? Bisogna giocare bene, ma che cazzo vuol dire, bisogna vincere i titoli, perché se tu fai un incontro di box con uno gli dai 40.000 pugni ma non lo metti capo, e lui te ne dà uno, ti metti capo, la box è vero, ha la vinto box, lui ha la vinto box lui è quella, ha vinto lui, è vero, bravo no, è vero, l'esempio della box è proprio lo è giusto, che tu cazzo vuol dire giocare tu bene, puoi saltare l'Inter è andata a Bologna, partita decisiva, vai in vantaggio 1-0, si sente compagnone in telecronaca, calcio champagne, un cross, perso lo scudetto, un cross, uno di testa da solo in mezzo a due deficienti di Marco e De Vrij, un tiro, boom. Allora, questo è il Mendy. Cazzo, voglio giocare bene. Questo è il Mendy. No, l'Inter di Mourinho non giocava bene. Ed era bello. Eppure era massacrante. Infatti non lo guardavamo. E cazzo. Perché noi nella partita... Non ce ne frega un cazzo. Adesso, mira, vaffanculo. Sempre. Adesso ti dico una cosa. Me la sono dimenticata. Quindi, a bassa voce, qua faccio delle figure vergognose, ma è giusto così. Niente, spettatori al video ci sono. Esatto, allora, il Mengi è il numero uno in Italia. Allora, in questo momento, tu non dai neanche l'1% che possa verificarsi una roba, cioè... Un 5 maggio. Esatto, un 5 maggio rosso nero? Cioè... 10%, non di più. Se capita, loro devono nascondersi però. Se capita loro devono nascondersi, perché loro il 5 maggio, che non hanno vinto un cazzo, erano in giro a festeggiare. Può capitare? Noi siamo in credito con la fortuna negli ultimi 30 anni. Poi negli ultimi... Però nonostante che io sono critico da tutte queste cose, nella scarsità della Serie A, l'Inter comunque ha fatto il suo. Si è portata a casa sta Coppa Italia del cavolo, sta Supercoppa, pareggiando due partite, perché nei 90 minuti ha pareggiato, quindi l'Inter non ha dominato sulla Juve. Si è parlato ai supplementari... Però ha fatto tanti gol. E lì ancora rompere i coglioni al Milan per vincere lo scudetto, quando poteva essere già vinto da tanto. Sì. Io sono critico perché poteva essere già vinto da tanto, però alla fine cosa vuoi dirgli? Cioè, qualcosa ha fatto casa. No, ma nella pochezza che c'è. Sì, ci mancherebbe. Questo qua è lo squadro dei poveri, ragazzi. Anche se lo vince il Milan, non è che avete vinto chissà che cosa, avete vinto lo squadro dei poveri. Non è lo squadro delle sette sorelle. Non è lo squadro delle sette sorelle. Questo è uno scudetto da cassone. Da cassone. Quindi vale meno, secondo te, nella storia? Non vale niente. Non vale chi vince cazzo. La Serie A cosa vince? Ah, sì, nell'Alba d'Oro vale l'Italia uno. Non vale i mondiali, in Europa c'è nell'Alba d'Oro vale uno, però non è un uno come gli altri. Cioè, come... il calcio è finito in Italia. Certo che è finito. Ha ragione, il Mengi. E beh...